Buonasera, miss. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, prima notizia, via libera al processo civile, alla riforma del processo civile che andrà probabilmente in Consiglio dei Ministri già la prossima settimana. Sapete che è una riforma importantissima che chiedono tutti i cittadini italiani, è una riforma che chiedono tutte le imprese, che è fondamentale per gli investimenti in Italia, anche per gli investimenti che vengono dall'estero, e sapete che è una riforma che dimezza i tempi del processo. Questo per quanto riguarda il processo civile. Sul processo penale, io questa sera, di fronte a seguito dei vari incontri che ci sono stati nelle scorse settimane, ho portato due proposte al tavolo della maggioranza, due proposte proprio per andare incontro ad alcune esigenze che erano state poste dalle altre forze politiche di maggioranza. La prima proposta è quella che dà la possibilità alle persone assolte in primo grado. Voi sapete che con la legge sulla prescrizione, dopo il primo grado la prescrizione si interrompe. Noi stabiliamo che per gli assolti in primo grado, su loro richiesta, ci sarà una corsia preferenziale in secondo grado. Ciò vuol dire che una persona è stata assolta in primo grado facendo una richiesta specifica, la sua causa avrà una trattazione urgente rispetto a tutte le altre, e quindi possiamo dire che in secondo grado la causa di quella persona probabilmente durerà mesi, quindi non si parla nemmeno più di anni. Questo anche per venire incontro alle esigenze delle altre forze politiche di maggioranza, che tante volte avevano espresso la necessità di differenziare la posizione tra il condannato in primo grado e l'assolto in primo grado. Poi, per quanto riguarda la seconda proposta che ho portato sul tavolo, attiene alla possibilità, nel caso in cui ci sia uno sforamento dei termini, comunque noi sappiamo che la riforma azzera praticamente questo rischio, ma nel caso in cui ci sia uno sforamento dei termini previsti dalla riforma, oggi in Italia è possibile chiedere un indennizzo, è già possibile chiederlo. È stato stabilito, cioè la mia proposta fa sì che quando c'è uno sforamento dei termini, l'accesso a questo indennizzo è agevolato per le persone che hanno subito un processo più lungo. Quindi è un indennizzo che già c'è, però viene agevolata la possibilità di accedere a questo indennizzo. Queste sono state le due proposte su cui le altre forze politiche di maggioranza hanno chiesto un attimo di riflessione al loro interno, e quindi ci aggiorneremo. Io continuo a dire che i cittadini non possono più aspettare una riforma del processo che gli garantisca tempi certi e brevi del processo. Sono contento che stasera abbiamo dato il via libera al processo civile, spero che nei prossimi giorni potremo dare anche il via libera anche al processo penale. Grazie. Grazie. Grazie.